Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura a Palazzo Pirelli in aula del Consiglio regionale martedì 23 maggio, ha ufficializzato le sue dimissioni da consigliere lombardo per la lista Noi Moderati, carica incompatibile con il suo ruolo nel governo. Una decisione che doveva per forza prendere dopo che in Consiglio gli erano stati dati 10 giorni di tempo per decidere, vista l'incompatibilità, quale carica preferire. Decisione però per Sgarbi fin da subito scontata. Dopo aver salutato l'aula e i colleghi, il sottosegretario alla cultura ha voluto però mettere le cose in chiaro. Se fosse stato eletto assessore proprio alla cultura, forse ci avrebbe pensato due volte prima di lasciare il governo lombardo, una frecciatina alla capogruppo di Forza Italia in Senato, Licia Ronzulli, che a dire di Sgarbi sarebbe stata proprio lei a mettere il veto sul suo nome come assessore. Per qualche tempo, essendo così importante la Lombardia, ho pensato, prima che la Ronzulli decidesse che io non ero adeguato a fare l'assessore, che forse il ruolo di assessore della regione Lombardia è non meno significativo e intensivamente utile che quello di sottosegretario ai beni culturali. Una volta che sono rimasto consigliere, dopo 2 settimane, ho pensato che sarebbe stato inevitabile che io rimanessi al governo. Però ho pensato con un po' di nostalgia al fatto che me ne andavo da un consiglio di questa importanza e non ho citato qua Fontana, fra l'altro anche lui amico, perché le persone che ho ricordato oggi, da Maiorino alla Rozza, alla Bulbarelli, sono anche a Feltri, che peraltro faccio fatica a considerare consigliere nel senso operativo. E quindi c'erano varie ragioni che mi legavano ai miei anni in Lombardia. Sono stato qua assessore, sono stato uno dei fondatori più di 40 anni fa della rivista FMR di Franco Maria Ricci, per cui ho una stagione lombardo milanese piuttosto importante, quindi insomma c'erano delle ragioni per cui volevo semplicemente salutare i miei colleghi. Deceduto come consigliere regionale Vittorio Sgarbi, al suo posto è così subentrato Nicola Sgallizzi, medico di Bassiano, primo dei non eletti per la lista Noi Moderati nella circoscrizione di Milano.